Buongiorno a tutti, termina il big match del girone C tra Game Over e Steakbus con la vittoria per 4-1 dello Steakbus. Qui con noi il difensore centrale del Game Over, oggi fondamentale la tua prestazione come quella dei tuoi compagni per questa importantissima vittoria. Io sì, sono contento per il risultato ottenuto, volevo fare i complimenti alla nostra squadra, una grande squadra, sono contento per i tre punti, per la squadra perché abbiamo giocato bene dopo che siamo andati sotto e niente, siamo contenti perché forse abbiamo raggiunto pure la qualificazione, non lo so cosa hanno fatto le altre squadre, sono molto contento. Vabbè, comunque oggi avete, nonostante la squadra avversaria non ha fatto un ottimo calcio, voi avete sicuramente chiuso bene in difesa e avete arginato al massimo i pericoli. Sì, infatti il trio della difesa è stato eccezionale, anche Fiorito, Samperi e io, abbiamo chiuso bene tutti gli spazi, comunque. Sono contento. E poi in attacco, nonostante l'assenza di Reale, avete fatto un'ottima partita. In attacco, oggi certo. Arnone ha fatto anche un bellissimo gol di rovesciata. Arnone Show, si dice da solo, si spiega da solo. Va bene, ringraziamo Luigi Messina. Grazie a voi. Game Over e dopo per le altre interviste. Giovanni Motta per gli Steakbus. Giovanni, allora spiegaci un po' questa sconfitta non da Steakbus. Primo tempo paurosi dell'andata, memori del 7-1 loro. Secondo tempo 15 minuti di ottimo calcio, purtroppo la palla non entrava, poi loro con un fenomeno in campo hanno fatto dei gol ed hanno chiuso la partita. Comunque rispetto all'andata ci sono stati dei passi in avanti con questa squadra. Abbiamo giocato a calcio 15 minuti, con un'altra squadra andava in porto la vittoria. Contro di loro o perché c'è il fenomeno o perché noi abbiamo avuto un po' di paura rispetto all'andata, non è andata come voleva. Comunque per il futuro sono tranquillo. Possiamo addebitare anche questa, diciamo, brutta prestazione anche all'assenza di due uomini fondamentali come mancava, infatti nel primo tempo con la paura che mancava il nostro miglior difensore abbiamo cercato di difendere e anche sfortuna subito dopo il nostro gol loro con un euro gol hanno pareggiato e subito dopo sempre abbiamo giocato troppo paurosi nel primo tempo. Adesso con il ritorno degli altri due e con l'innesto di Giampaolo, che oggi ha giocato bene, siamo fiduciosi. Comunque la qualificazione infatti è comunque a un passo. Sì, forse potete perdere il primo posto, ma con la qualificazione è molto vicina. La qualificazione è il nostro obiettivo, poi se è primo, secondo, terzo, è importante qualificarci, perché con il gioco ci siamo, non abbiamo paura di nessuno. Quindi. Va bene. Grazie a Giovanni Motta e dopo per le altre partite.